Intanto finisce un anno straordinario a livello sportivo e diciamo anche con il grande sogno di ridare alla città e al mondo universitario degli impianti efficienti. Beh, nel 2018 le idee sono già molto chiare, continueremo questo iter di riqualificazione degli impianti sportivi universitari, ma oggi posso ufficialmente dire che metà del mio sogno viene concretizzato dall'Università di Torino, che costruirà un impianto sportivo all'interno del nuovo polo di Grugliasco. Questo davvero vuol dire concretizzare un lavoro di una vita in un sistema sportivo universitario. Naturalmente questo grazie a una squadra a Custorino che ha fatto moltissimo, grazie ai volontari Primo Nebbiolo. Nel futuro io credo che il CUS continuerà a erogare il servizio sport, qualificandolo anche grazie al lavoro fatto insieme alla sanità, in funzione di far risparmiare miliardi di euro. Just Women IM sarà il nostro fiore all'occhiello anche nel 2018. Il 4 marzo mi auguro che davvero tutte le donne, ma anche gli uomini, siano iscritti per dare valore a questo concetto che lo sport sia utile alla sanità, lo sport sia qualificante per la vita cittadina e naturalmente che lo sport venga utilizzato per la formazione del futuro dell'Italia, del mondo, che sono il mondo universitario.